che doveva venire qui, è dovuto tornare in India a causa di gravissimi problemi per la sua famiglia, di salute, di vita. Altri due sacerdoti parroci sono morti in questi 3 mesi e quindi ho dovuto ripensare tutto col consiglio anche dei miei collaboratori, dei vicari, dei sacerdoti. So che però Cascarelli a me appare come tale, è un sacrificio, ma so anche che Charles, che ha fatto tanto bene a Gesù Pellegrino, farà ancora tanto bene anche con voi, dirò Cascarelli. Ringrazio Leonardo per la sua disponibilità e chiedo veramente al Signore la grazia e la luce per tutti noi, perché riusciamo a capire che dobbiamo fare le scelte, anche difficili, sempre alla presenza di Dio, sempre con fede e amore, ma tenendo conto della realtà. Questo vi chiedo di comprendere, perché anche quando abbiamo la buona volontà e le buone intenzioni, a volte i fatti rendono impossibile realizzare quello che avremmo voluto. Ringrazio comunque Dio, ringrazio tutti quanti voi e affidiamo con gioia il nostro Don Leonardo al Signore perché lo benedica. Ringrazio Don Nicola per il lavoro che ha fatto e chiediamo al suo nuovo parroco la luce, la grazia e lo spirito perché sia il segno di Cristo Pastore in mezzo a voi, lui che lo ha chiamato a dare la sua vita per la causa del Regno di Dio e della sua Chiesa. Preghiamo. Sì, benedetto Dio nostro Padre, Pastore dei Pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, Don Leonardo, a cui affidi questa eletta professione del tuo greggio. Fa che la comunità parrocchiale di Sant'Eusanio nel Sangro cresca e si edifichi in tempio santo del tuo Spirito, e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo crede in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo ora il decreto di lui, ci seguiamo. Ordine di regole di avanzo. Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Pietivasco, nostro fratello Don Leonardo De Nardis, del presbiterio della chiesa di Pietivasco. Pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Carissimo Don Leonardo, dovendo provvedere alla cura pastorale della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Sant'Eusanio del Sacro, visto il canone 522 del codice di diritto canonico e le delibere della Conferenza Episcopale Italiana, numero 5, del 23 dicembre 1983 e numero 17, del 6 settembre 1984, esercitando il mio compito di pastore dell'Arcidiocesi, confidando nel tuo spirito di comunione ecclesiale e nella tua disponibilità pastorale, in virtù delle facoltà ordinarie me concesse dal diritto, con il presente atto nomino te Don Leonardo De Nardis parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta in Sant'Eusanio del Sacro e dell'annesso territorio a norma dei canoni 519, 520, 523 e 682 del codice di diritto canonico. Il tuo incarico, con inizio dal 21 ottobre 2021, per 9 anni secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, adempirai quanto dispone il codice di diritto canonico circa la professione di fede e il giuramento di diligente e fedele amministratore dei beni di proprietà della parrocchia e degli enti da essa dipendenti. Tale scopo ti concedo tutte le facoltà necessarie
per l'annuncio della parola di Dio, per la celebrazione dei sacramenti e per lo svolgimento delle altre attività parrocchiali, mentre esorto i fedeli di codesta parrocchia a riconoscerti come loro pastore e a collaborare con te attivamente per la promozione della vita cristiana della parrocchia. Ti accompagno in questo tuo ministero la mia paterna benedizione e la protezione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Dato inquieti dalla sede del Palazzo Arcivescovile nell'anno 2021, dalla nascita del nostro Signore, nel giorno 22 del mese di ottobre. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti Vasto. Come infatti avete messo le vostre membra a servizio
dell'iniquità, per l'iniquità, o così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Carissimi, la parola di Dio che abbiamo ascoltato
Ma è chiaro che l'abbiamo ascoltata anche come il messaggio che il Signore rivolge oggi a questa comunità di Sant'Eusano e a te, carissimo Don Leonardo, nell'iniziare il tuo ministero parrocchiale, qui dove le vicende che ho detto mi hanno indotto a chiamarti. Che cosa ci dice dunque la parola di Dio? Anzitutto ci chiama ad una scelta. Questo testo della lettera di Paolo ai Romani è un testo molto forte, perché ci dice chiaramente che siamo stati chiamati dal Signore Gesù a prendere nettamente posizione nel rifiuto del peccato e nell'uscire la via della giustizia di Dio, liberati dal peccato e fatti servi di Dio. Com'è importante non dimenticare mai questo. Il cristiano è un peccatore perdonato, è qualcuno a cui Dio ha fatto grazia e noi siamo sempre debitori nei confronti di Dio, non creditori. Anche quando gli avessimo dato tutto nella nostra vita, egli resta sempre il Signore a cui dare tutto nuovamente, con generosità, senza mezze misure. E questo è il primo compito del pastore, essere il testimone della scelta da fare per il Signore e dunque per la sua grazia, rifiutando il male e operando il bene, anche a prezzo di sacrificio e di sofferenza. Che il Signore non ci faccia mai dimenticare questa scelta fondamentale che dobbiamo tutti sempre nuovamente rinnovare nel nostro cuore. È quella opzione fondamentale che orienta il senso della nostra vita, che ci dà la capacità di interpretare i segni di Dio, di riconoscere quello che il Signore ci dice, anche quando non fosse quello che avremmo voluto, o desiderato, aspettato, ma che ci viene detto dal Signore attraverso i Suoi ministri, attraverso i Suoi pastori, attraverso la Chiesa. Dunque, questa scelta, la scelta della grazia e non il peccato, il voler essere servi del Signore, senza riserve, senza condizione, è quello a cui dovrai continuamente richiamare te stesso e questo popolo che ti ha affidato, come compito mio farlo per tutta la nostra Chiesa di Gesù. Ma ci sono due aspetti che aiutano a fare questa scelta. Il primo è il confidare nel Signore. Com'è bello questo salmo primo che abbiamo ascoltato, è il salmo cosiddetto anche delle due vie. E il ritornello che abbiamo ripetuto ci dice qual è la via da seguire. Beato l'uomo che confida nel Signore. Davanti all'esigenza della scelta di Dio, della sequela di Gesù, siamo chiamati a confidare nel Signore. È Lui come l'acqua viva che fa fruttificare l'albero della nostra vita. È il Signore che veglia sul nostro cammino mentre dice il Signore. La via dei malvagi va in rovina. Confidiamo dunque in Dio. Non temiamo. Anche se la vita ci presenta tante difficoltà, e quante ce ne presentate in quest'anno segnato dal Covid, noi stessi abbiamo avuto nella comunità cristiana, anche fra i sacerdoti, dei lutti. Il Signore ci aiuti veramente a guardare in alto e confidare in Lui, sapendo che Lui non abbandona quelli che veramente confidano in Lui anche nell'ora della prova. E insieme a questa fiducia sconfinata ricordiamo anche che il Signore ci chiede la radicalità della scelta. Non si può essere cristiani unicamente a proprio uso e consumo, perché il Signore soddisfaccia le nostre richieste e esigenze. Lo si è se accettiamo il fuoco che Gesù ha portato sulla terra, se accettiamo quella spada che taglia il nostro stesso essere, invitandoci a radicalizzare la scelta di Gesù e a seguirlo fino in fondo. Ecco dunque, accanto a questa immensa fiducia di Dio,
confidare in Lui e fidarci in Lui, questa radicalità che non deve mai venire lì. In tanti anni del suo ministero, Agostino, che è in chiesa, che saluto con tanto affetto, vi ha costantemente richiamati a questa scelta di Dio, fondata nella fiducia e anche nelle esigenze del Vangelo. Hanno fatto questo anche i suoi successori, che ringrazio tutti e che sono qui anche te presenti. Adesso tocca a te, carissimo Don Leonardo. Accetta questo impegno, questa sfida, in una parrocchia esigente, non facile, anche perché, come tutti sappiamo, Sant'Eusanio è molto esteso dal punto di vista della lunghezza del territorio, ha anche varie contrade, ha bisogno dunque di un servizio che sia costantemente generoso e presente. Io confido che con l'aiuto di tutti in questa comunità, con la preghiera di quanti ti vogliono bene, sia nella tua comunità di origine, San Vito Marini, sia in quella dove sei stato purtroppo poco tempo, date le esigenze che vi ho detto, e dove continueranno a volerti bene, pregare per te, che tu possa veramente fare tanto bene in questo popolo, far sì che cresca nel cuore di tutti la scelta di Dio, la fiducia in Lui e anche il desiderio di seguire Gesù senza mezze misure, con tutto il cuore fino in fondo, anche quando si tratta di portare la croce. Benedici, Signore, Leonardo e la comunità che gli affidi. Aiutali a crescere nella scelta fatta per te, consegnandoti il proprio cuore e la propria vita. Fa che la fiducia in te venga a me e dona la gioia, ma anche la forza e il coraggio di scegliere radicalmente la tua via per essere in questo mondo inquieto testimoni di un amore che non tramonta e non tramonterà mai il tuo. E Maria, la Madonna di Costantinopoli, tanto venerata in questa comunità, per la quale ho chiesto di scrivere il simbolo di ieri, possa veramente vegliare su di voi. E anche da questo bellissimo fresco che ne testimonia la devozione dei secoli, possa ispirarvi a dire, come lei ha detto, l'eccomi della fede incondizionata, dell'obbedienza fiduciosa, del Magnificat, della gioia e della speranza cristiana. Carissimo Leonardo, davanti al popolo di Israele, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, la voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, la voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio per la santificazione del popolo cristiano? Sì, la voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo che ha affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, no. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura del Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te.
te la sua opera, la porti a compiere. Ed ora, insieme a Don Leonardo, siamo tutti chiamati a rinnovare il sì della nostra fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra. La Santa Chiesa di Dio, per il nostro Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Bruno e per tutto il clero, perché siano sempre più ascoltatori della Divina Parola, per proclamarla ai fratelli, preghiamo. Ascoltaci. Per Don Leonardo, che oggi inizia il suo ministero di parroco nella nostra comunità, perché il Signore lo assista nella sua missione e col suo spirito d'amore lo sostenga nelle prove e nelle difficoltà, rendendolo sempre più trasparenza di Gesù. Preghiamo. Ascoltaci. Per la nostra comunità parrocchiale, perché cresca nell'adesione al Signore, per essere sempre più una famiglia che accoglie e che testimonia con coraggio e generosità il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci. Per Don Nicola, che ha servito la nostra comunità parrocchiale, il Signore Gesù ricompensi le sue fatiche, tenendolo sempre presente ciò che lui stesso ha detto: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Preghiamo. Ascoltaci. Vorrei anche pregare per il suocero, per il sindaco che oggi ha lasciato questa vita, per tutti i suoi cari, che il Signore accolga lui nella pace eterna e dia a tutti quelli che sono parte della sua famiglia nel conforto della fede e della speranza cristiana. Preghiamo. Aumenta la sua capacità di dialogare con te e di risponderti con amore.
perché purificati dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che ci riempiono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia. E con il tuo Spirito. In amore di nostri. Sono in gioia al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi uniti con gioia a questo immenso cuore, ti celebriamo cantando senza fine la tua gloria. Alla luce del tuo volto. Di noi tutti ami misericordia.
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Filippo Neri e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli e i secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Santo, tornate al suo divino insegnamento, possiamo Padre. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora un gesto simbolico e significativo, Leonardo siede sulla sede presidenziale a significare che come il Vescovo, il segno di Cristo Pastore, così il Parroco mandato dal Vescovo è il segno di Gesù, il Pastore in mezzo ai suoi. Il Signore ti concede di presiedere e di servire fedelmente in comunione con il tuo Vescovo.
che caratterizza il nostro Padre, noi andiamo avanti pieni di speranza e di fiducia. Prima della conclusione, una parola del Sinodo, che poi è una parola di Leonardo, quella di quale abbiamo visto. Buonasera. Domenico Gian Giordano, sindaco di Rocca Scalegna. Un primo saluto, un abbraccio va alla famiglia di Raffaele che ci siamo sentiti oggi, ho saputo la bruttissima notizia. Un saluto va a voi, comunità di Sant'Osano, sono onorato di essere qui ad accompagnare Don Leonardo, con cui è nata una bellissima amicizia in questi 2 anni e avete fatto un buon acquisto. E Padre Bruno, buonasera. Come ho detto ieri sera a Don Leonardo, io faccio tanti peccati, non lo voglio fare in chiesa e non voglio dire bugie. Un po' arrabbiato ci sono, ma perché come hai detto tu, ci eravamo affezionati a Don Leonardo. E è stato un ragazzo che ha colpito Rocca Scalegna perché è capitato in questi 2 anni di pandemia. Ricordavo ieri sera, ci siamo fatti 14-16 funerali in 2 mesi. Purtroppo è entrato in un periodo brutto, però ci siamo confortati a vicenda. Noi ve lo lasciamo a malincuore, quindi vuol dire che ci eravamo affezionati. Padre Bruno, io quello che vi chiedo, come parlavamo fuori, i sacrifici sono tanti anche nella famiglia, vi prego solo di non far sacrificare sempre Rocca Scalegna, perché io credevo che 8 anni fa quando ho lasciato con Simone, ho detto tanto questa messa la rifarò fra, se Dio vuole, fra 9 anni, l'ho fatta troppe volte in 5 anni. Io vi chiedo questo, la famiglia è grande, quindi non è solo Rocca Scalegna. Io vi do un abbraccio a tutta la comunità di Sant'Osanio, Don Leonardo, grazie per quello che hai fatto per noi, Rocca Scalegna sarà sempre la tua comunità, sarà sempre il benvenuto, tu e la tua famiglia, spero che vi siete trovati bene, che lui vi ha parlato bene di noi. Io vi auguro una buona serata, un applauso a Don Leonardo. Amministrazione comunale invece potrà aspettarsi collaborazione sincera e totale.
Siamo consapevoli che il parroco non viene a nome proprio, ma nel nome del Signore. Ed è proprio per questo che oggi viviamo la sua presenza qui tra noi come un dono e una nuova opportunità per crescere ancora in età, sapienza e grazia negli occhi di Dio e del mondo. Questa comunità ha sempre dato prova di buona volontà, di disponibilità e di operosità. Il lavoro e le opere che sono state compiute fino ad oggi ne sono la riprova, e questo non è stato certo solo merito di lui. L'aiuto del Signore Gesù Cristo e l'intercessione del nostro amato protettore patrono San Filippo Neri non sono mai mancati. E poi c'è stata l'opera fattiva, costante e positiva dei suoi predecessori. Qui sono ancora tanti progetti da portare avanti, da ultimare, da perfezionare e da realizzare, non solo sotto il profilo comunale, ma anche e soprattutto umano e spirituale. Ma non sarà solo, potrà contare su di lui. Le persone di buona volontà, per grazia di Dio, non mancano e non mancheranno, disponibili ad affrontare gli eventuali ostacoli che potrebbero porsi in questo nuovo cammino pastorale. Don Leonardo, non resta che prenderci per mano ed iniziare insieme il nuovo cammino. Siamo pronti a rimboccarci le maniche e a metterci fiduciosi fianco a fianco. Carissimo Don Leonardo, la nostra comunità parrocchiale le dà il benvenuto fra noi e l'abbraccia fortemente nel Signore. Benvenuto nella sua parrocchia, nel suo comune e nella sua famiglia. Grazie. Grazie a tutti voi, parrocchiani
Da ora siete voi la mia casa, la mia famiglia. Iniziamo ora un cammino insieme e chiedo la collaborazione di tutti. Saluto ognuno di voi. Il mio pensiero va a chi non ha potuto partecipare a questa celebrazione, ai bambini, ai giovani e specialmente anziani e ammalati. Ora la crisi. Le sante messe ci saranno tutti i giorni, dal venerdì al sabato, alle 8:30 e alle 18:30. La domenica alle 8:30 e alle 11 qui in parrocchia. Per le sante messe, nelle contrade, di Brecciaio e Cotti, ricominciamo la settimana prossima. Datemi un po' di tempo per capire, per orientare. Tutto affido alla Beata Vergine Maria, a San Giuseppe e ai nostri santi. Eusana e Filippo Neri. Buon inizio di cammino insieme a tutti. Ora dunque con grande gioia vi benedico, solo per darvi un motivo di serenità e di fiducia, specialmente a quelli di Roma Scalegna. Posso dire che in 17 anni non è la prima volta che una parrocchia cambia più parroci in poco tempo. Faccio l'esempio di Archi che ne ha cambiato 4, anche meno tempo di voto. Ma dovete capire che questo dipende dalle situazioni concrete che si determinano. E grazie a Dio Archi è andata avanti, e anzi è piena di gioia in questo momento anche con l'ultimo arrivato. Vedrete che anche a Rocca Scalegna, con l'aiuto di Dio, con l'impegno intanto, che è veramente bravo come dimostra il suo servizio di Gesù, farete tanto bene. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore con la vostra vita.